La piazza siete voi, cioè Locate deve tornare a vivere, perché le persone sono la piazza, cioè la piazza è bella, quando uno dice però guarda è tutto, sono ancora tutta aperta così, riempiamola con tante cose, tante attività. L'amministrazione comunale ne sta facendo e ne farà tante altre proprio in questa piazza e voi sarete i protagonisti. Allora, per andare subito veloce per registrare le autorità, voglio presentare il sindaco Davide Serranotti qua con me, c'è anche il consiglio comunale dei ragazzi, Volete salire a salutare ragazzi? Dai, veloce che fate un saluto. Questo è il futuro, no? Voi siete il futuro di Locate, ragazzi. Ti senti questa responsabilità addosso, che tu sei il futuro di Locate? Sì. Impegnativo, voglio dire. Facciamo un applauso a questi ragazzi che già si impegnano così. Ettore Ronati, il presidente di Scalo Milano. Dobbiamo ringraziare questo signore perché grazie a questo signore agli investimenti di Scalo Milano è stato possibile fare questa piazza. Mi ha chiesto di dirvi due parole, innanzitutto vi ringrazio per essere qui, ringrazio il vostro sindaco che mi ha invitato all'inaugurazione di questa piazza che è frutto di un'intesa col comune in luogo di pagare gli oneri di urbanizzazione, abbiamo fatto con molto piacere questa realizzazione e come diceva il presentatore deve essere riempita da voi cittadini. A fine mese di ottobre, il 27 di ottobre, verrà inaugurato il centro Scalo Milano che spero porterà lavoro e porterà un beneficio economico a questo paese e ai paesi limitrofi. Per fare questo noi abbiamo dato inizio a una scuola, chiamiamola così, di formazione per i futuri dipendenti del centro. Non mi resta altro che augurarvi buona giornata e un sereno e felice futuro a tutti. Grazie. Grazie mille quindi al presidente Ronati di Scalo Milano. Riempiranno una pagina bianca, che questo è un po' il simbolo, come riempire la piazza. E allora, Davide Serranò, il sindaco, tutte le cose che starà facendo, Maurizio Dones, poi l'assessore, poi vi presenterà lui anche tutte le altre autorità. Grazie, perché io e lui siamo cresciuti insieme, il consigliere Ronati mi ha cresciuto, che è Maurizio Dones. Ed è bello rivedere le facce, io torno a Locate, ci sono adesso un po' più di prima e mi fa piacere rivedere tante persone e come dicevamo dall'inizio ricordiamoci perché Locatese ce l'ha un po' questa cosa di criticare sempre tutto, no? Non gli va mai bene niente, ma va bene così perché criticando magari si tirano fuori delle idee, ricordatevi che Locate siete voi. Grazie Fabrizio. Eccoci arrivati al traguardo, finalmente festeggiamo la nuova piazza della Vittoria, che dopo un inverno di lavori e disagi inevitabili è tornata a noi, ai locatesi e alle locatesi, trasformata e bellissima. Grazie all'opportunità che abbiamo colto con Scalo Milano, che ci ha permesso di sfruttare investimenti importanti sul nostro territorio, il Sud Milano, per troppo tempo dimenticato. Io oggi sono particolarmente orgoglioso perché questa piazza sarà il vero nucleo di valorizzazione del paese e delle sue attività commerciali, ma sarà anche occasione importante per tutti noi di ritrovarci in uno spazio generoso e accogliente per troppo tempo dimenticato. E oggi uno spazio vivibile al centro della città dove l'aggregazione, lo scambio e gli incontri saranno momenti preziosi di vivere. Uno spazio sicuro, reso possibile con la chiusura al traffico e con la mobilità leggera, pensata apposta per ciascun cittadino e ciascuna cittadina di ogni età, soprattutto loro, soprattutto il nostro futuro. Uno spazio comune che ci impegna in una sfida, quella del rispetto. Saremo insieme, mi auguro, i custodi di questa piazza, che è un bene che appartiene a tutti noi e che tutti noi siamo chiamati a preservare. Io voglio invitare tutti voi fin d'ora a dimostrare senso civico e a insegnarlo a coloro che purtroppo ancora non l'hanno appreso. E vorrei
Locate. Vorrei concludere questo mio saluto ringraziando Locate tutta di essere qui e ringraziando al contempo coloro che hanno accolto il mio invito a partecipare, senza tralasciare i miei assessori, il vice sindaco, le assessori, insostituibili compagni di viaggio in questa avventura. In questo voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo, chi mi ha preceduto, il sindaco Preli che è qua con noi, chi ha reso possibile, come dicevamo, questo attraverso il suo lavoro, le imprese che hanno lavorato, il nostro ufficio tecnico, tutti quelli che stanno ancora lavorando per rendere il nostro centro storico qualcosa di unico. Vorrei anche provare, a partire da questa giornata speciale, a lanciare un messaggio di positività e speranza. La nostra comunità può realizzare grandi cose. Abbiamo un tessuto associazionistico eccellente, disponibile e capace di fare aggregazione. Molti di loro sono qua con noi oggi. Abbiamo strutture più che valide per i giovani e per gli anziani, in grado di mettere in relazione e di educare. Abbiamo scuole che formano futuri uomini e donne secondo i principi della giustizia e della democrazia, della condivisione e della propositività. Non sprechiamo allora ciò che abbiamo, rincorrendo inutili e vuote polemiche, criticando per il gusto di criticare a priori. Partiamo dal luogo che c'è, in abbondanza in questo bellissimo paese, e costruiamo insieme la nostra società con il dialogo e il confronto onesti. Dei suoi figli e delle sue figlie, sia da oggi la piazza della pace, della gioia, della voglia di fare insieme. Grazie a tutti. Allora, ringraziamo il sindaco Sani che sarà no, tutti quelli che stanno lavorando. Tra poco riempiremo con la pagina bianca, poi saremo tardi, non è che questo è l'orizzonte, guarda di là perché forse guarda il futuro, non lo so, guarda lontano, e anche voi dovete guardare lontano, c'è cioè, una grande situazione di associazione, domani ci sarà un nuovo giorno, oggi vediamoci questo, oggi pomeriggio c'è un grande concerto bandistico qui, quindi c'è un fresco, potremo anche vivere tutta la giornata qui insieme, perché la comunità conosce la piazza, siete tutti. Allora, è giovane, è più giovane di me, guarda lontano, come voi che dovete guardare lontano. Allora, che facciamo? Ci avviamo? Allora, seguiamo tutti, andiamo tutti insieme